Grazie Presidente, Vicepresidente della Regione, colleghi cittadini. Presidente, io ieri in Commissione Bilancio avevo chiesto al Governo, al Vicepresidente della Regione San Martino, di avere un ulteriore tempo per poter studiare le carte, perché in questi giorni sono stato impegnato in Sardegna per la vittoria della Todde in Sardegna e quindi in questi giorni non ho potuto approfondire, Presidente, le carte che il Vicepresidente della Regione, ci ha consegnato. Però, Presidente, le volevo, al di là diciamo, della vittoria della Presidente Todde in Sardegna, a cui vanno i miei migliori auguri, Presidente, a noi è stato dato un documento, colleghi, e l'Assemblea aveva 20 giorni di tempo, la Commissione Bilancio, per poter approfondire questo documento. Documento, come alcuni colleghi hanno già detto, che è carente di informazioni che noi stesso ieri in Commissione Bilancio abbiamo chiesto e che il Dipartimento man mano ieri in Commissione Bilancio ci forniva. Allora abbiamo chiesto, caro Governo, caro Vicepresidente San Martino, ma perché questa fretta? Perché questa fretta di andare ad approvare velocemente quest'ordine del giorno che poi, colleghi, diciamocelo chiaramente, se venisse messo ai voti col voto segreto verrebbe nuovamente affossato? Perché di questo si tratta, perché un governo che non impara dai propri errori continua ad accelerare senza discutere e senza nemmeno confrontarsi o dialogare. E abbiamo visto quello che è successo, Presidente Calvagno, in Sardegna, imponendo le cose, imponendo candidati, si perde. E così si sta facendo qui a livello regionale. Presidente, questo documento, a nostro modo di vedere, a mio modo di vedere, poteva benissimo essere approvato dopo la campagna elettorale delle europee. Perché, colleghi, diciamocelo tutto, in questo momento si stanno bloccando 2 miliardi e 100 milioni di euro, 2 miliardi di euro, di cui 1 miliardo e 3 per il ponte di Salvini, per il ponte della Lega, che ad oggi non sta portando nessun risultato a livello di propaganda e non porterà nessun risultato, Presidente, perché nemmeno la Premier Meloni vuole il ponte sullo stretto, vuole questo spreco di soldi dei siciliani che potrebbero essere utilizzati per tantissime altre opere, per tantissime altre infrastrutture. Cioè stiamo definanziando ospedali che dovevano essere creati da qui ai prossimi anni per mettere 1 miliardo e 300 milioni di euro per la campagna elettorale della Lega e di Salvini. 1 miliardo e 300 milioni di euro. E guardate, colleghi, probabilmente questa cifra da giugno in poi, visto la disfatta che ci sarà da parte della Lega, questo 1 miliardo e 3 in parte lo recupereremo e purtroppo in parte no, perché molti di quei fondi andranno via in progettazione, andranno via in proposte e progetti che non vedranno mai la luce. E allora che cosa abbiamo approvato in Commissione Bilancio? Tra l'altro noi abbiamo votato in maniera contraria a questo documento. Abbiamo votato delle macro aree, cioè il governo regionale, anziché presentare un dettaglio di opere, di infrastrutture da andare a finanziare, ha preso delle macro aree, ambiente piuttosto che energie e rifiuti o infrastrutture, e ha messo delle somme senza andare a dettagliare che cosa poi noi andremo a finanziare. Ebbene, Presidente, questa celerità da parte del governo regionale non la capiamo e l'abbiamo chiesto pure al Vicepresidente San Martino, che non ci ha risposto, perché noi abbiamo detto: ma perché non possiamo approfondire maggiormente questi documenti? Ma perché il governo regionale non ci porta le opere che devono essere finanziate? E queste opere, Presidente, non ci sono al momento, ci sono solo soldi messi in macro aree e che non sapremo poi come verranno spesi. Per non parlare, Presidente, di tutte quelle opere e infrastrutture che avevamo inserito, che ogni collega aveva inserito nella passata finanziaria e che il governo regionale e che il Presidente Schifani nel corso della finanziaria
del 2023 si era impegnato per poter finanziare con la nuova programmazione, considerando che i fondi FSC della passata programmazione non hanno coperto quelle opere infrastrutturali. Anche quelle opere infrastrutturali, abbiamo chiesto al vicepresidente San Martino, ma che fine hanno fatto quelle opere infrastrutturali che il presidente e il governo, come impegno, con un ordine del giorno da parte dell'assemblea regionale, aveva preso l'impegno di poterle finanziare? Anche lì, Presidente, nessuna risposta, solo ed esclusivamente risposte tecniche da parte del Dipartimento, da parte dei dirigenti, che ringrazio per la chiarezza, ma risposte che sono venute solamente in Commissione senza poter approfondire, perché Vicepresidente San Martino, noi dovevamo avere il tempo di poter approfondire le carte che man mano il Dipartimento portava in Commissione, e questo non è stato fatto. Chiudo dicendo una cosa, Presidente. Questa continua imposizione da parte di questo governo regionale nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana ha portato ad oggi a bocciare due disegni di legge. Due. Probabilmente questo ordine del giorno oggi verrà approvato, perché sarà per voto per alzata e seduta. Però continuando in questo modo non faremo nessuna riforma e sicuramente non faremo il bene dei siciliani e non faremo nemmeno il bene della Lega, che purtroppo è via via continua a calare nei sondaggi. Grazie.